adesso, da questo momento, inizia la campagna elettorale. Quindi io faccio appello ad ognuno di voi, cari candidati consiglieri, di darvi da fare per conquistare il voto. Il voto va chiesto e va conquistato. Va conquistato in che modo il voto? Beh, portando ad esempio alle persone che voi avvicinate quelli che sono i temi del nostro programma. A tutti è stato mandato il programma, vi invito a leggerlo e vi invito a portarlo a conoscenza di chi avvicinate. È fondamentale questo. Guardate, troverete tante difficoltà, come le ho trovate io nel costruire questa lista, ad esempio, avrò interpellato 250 persone per arrivare alle 32 brave, coraggiose persone che hanno formato questa lista e che sono i rappresentanti della società civile e sono i rappresentanti di una città che vuole cambiare e vuole, come si dice, crescere nella bellezza e crescere nell'economia. È una difficoltà che troverete anche voi nel chiedere il voto, non c'è dubbio questo qua. È una difficoltà che abbiamo trovato anche nel superare quegli innumerevoli ostacoli rappresentati da una burocrazia assurda, a volte inutile, a volte veramente faraginosa. Eppure ci siamo riusciti nei termini di legge, nei termini prescritti dalla nostra legge elettorale, a presentare 32 candidati, ad ottenere 300 sottoscrizioni, circa 100 in più rispetto quindi richieste che erano 200 per la presentazione della lista, e questo, credetemi, è un successo per una lista che si presenta per la prima volta, una lista con simbolo nuovo, lista civica, democratica, inclusiva. Noi non siamo un partito, siamo, diciamo, delle persone senza tessera di partito che vuole partecipare a questa competizione elettorale. E voi siete i coraggiosi, voi siete gli aspiranti, i consiglieri coraggiosi, perché avete aderito a questa idea di presentarvi e di sostenere il candidato sindaco che è Palmiro Franco Tosini, cioè chi vi parla, che non è solo sostenuto dalla nostra lista civica, è sostenuto anche dal Partito Democratico di Rovigo. Il Partito Democratico di Rovigo è il partito più importante del centro-sinistra, è poco da fare. E il Partito Democratico di Rovigo ha rinunciato a presentare un proprio candidato per rivolgersi ad un candidato esterno, per rivolgersi a una persona che spera di poter portare avanti una politica per bene, perché di questo ha bisogno la nostra città, spera di poter portare una certa pacificazione, perché di questo ha bisogno la nostra città. In 15 anni noi abbiamo visto, come si dice, finire tutte quante le amministrazioni anzitempo, le prime due perché dimissionati i sindaci, la terza perché il sindaco Gaffeo ha ritenuto, come si dice, di rassegnare le dimissioni senza che nessuno gliele avesse chiesto. Anche questo va detto, cari amici e aspiranti consiglieri, perché la verità bisogna anche esternarla. Noi siamo e saremo comunque sempre, diciamo così, con un tono non di attacco ma di con spirito di amicizia e con spirito di confronto sereno, però le cose vanno anche dette. Allora, caro professor Gaffeo, perché vuoi continuare un lavoro che hai ritenuto di smetterla anzitempo, a cui hai tenuto di rinunciare anzitempo? Questo non lo capisco proprio.